C'è il flusso di questa cippa, c'è il flusso. Ascoltami, allora, avrei voglia un caffè. Sì. Ma secondo te a questo lago se lo portano se fai così? Allora, dici? Ora, sì, grande Mauro per sedere con noi. Grande Mauro. Sulla nostra allora, tovaglia. Abbiamo fatto il primo video che avete già visto, che è il taglio di questo praticamente, sì, agli storioni, perché abbiamo pescato... No. È venuto fuori una testa così sullo storione. Sommergibile. Siamo al lago di San Donato, a San Donato uscita uscita Montopoli Valdarno. Montopoli Valdarno, sì. E poi 4-5 km ci siete. Posto bellissimo. Abbiamo pescato storioni nel video che avete visto la settimana scorsa. Insomma, il video che avete visto. Che avete visto? C'erano gli storioni. Adesso invece pescheremo gli storioni a bolognese. A bolognese con la power. E adesso con cosa pescare? E adesso si pesca con le nostre bellissime, con le 40. Con le più leggere noi abbiamo. Siamo proprio scemi. Ma perché ci piace... San Grud. Volete patì? Noi dobbiamo testare al massimo i prodotti che i buon Collini ci dà. Grande Collini! Allora, oggi pescheremo le carpe, cioè video a storioni e video a carpe. O almeno, se esce lo storione... E si piglia. Non è che San Grud. Ascolta, mi si piace il caffè. Vai, pigli il caffè. Buona pesca! E allora fatti portare via la canna. Dice c'è? Boh, non lo so, vedi te. A te? Ora si è fermato. Allora prova a darle. Dai, vedi te. Io tirerei. Poi fai che... Oh, la canna! Se te lo bocciare si fa una figura di merda. Salve, buongiorno. Stai zitto. E te mi dicevi a me, ma porca miseria! Zitto, no, ma è uno scherzo! È tutto uno scherzo, No, lo so! Sei fatta apposta! Eri fidato te! Hai ragione, ma! Hai avuto un riflesso altissimo! La canna! Meno male! Pensavo fosse la mia! Sì, dicevo, ma chi sarà? La canna, come la canna? L'ho guardata ora! Cioè, perché non ho voltato a guardare la canna? Oddio, a ridere! Ora ci siamo incrociati, aspetta, io vengo di qua. No, sei puntale, guarda. Meno male ce l'ha fermata, Chi? Il puntale, no, lui. Io avevo fatto un riflesso bischero. Come va? Ma vuole piegare la mia. Che gira? Ah, un po' già. Andiamo, si può fare. Vai! Ah, il mio è uno storione. Ah, bello. Aspetta che ti devo dare. No, perché? No, è di qua. Per il coso di retino. Aspetta. Leggimi la canna così. Che devo fare? Leggi la canna. Ah, come ti fai recuperare, hai ragione. No, lascio la vita aperta. Perché ancora non è corto. La mia è in mezzo in l'aria. Davvero? Il fatto che sia andato là potrebbe essere un bel pesce, Ovviamente noi peschiamo con le 45 perché siamo avanti del quadro della mia mesa si piega, ragazzi. Cerca a vedere come va a fare questo giochino. Un bello storione, un veloce preso dalla bocca, no, l'ha preso come l'ho preso prima io, capito? In punta, guardate il verme, guardatelo, lo slamato dalla bocca. No, bella bellino, guarda la gobba, chi l'è? Buffon.
Guarda, Pinocchietto Buffon, Gobettino. Senti, avrei una carpa in canna. Sì, poi tra l'altro... Ecco, non so come frega, fare. Sì, perfetto, fermo sì che rilascio. Va bene. Ha fatto ecco, la curva. Piantato. Tieni. E uno è andato. Ascolta, qual è il godimento con Anni Nosio? Una meraviglia. Non credo sia enorme, eh. Però è un godimento. Però è un bel godimento. Se tu avessi una canna troppo rigida... Mi piega fino a qui. Se tu la pigli a un fondo di caccia la si piega fino a un fondo. Però non è grandissima, però è grande. Nemmeno piccolissima, Sì. Questo è un bel carpone, ragazzi. Attenzione, è una carpa gigante! Al lago San Donato! Perché tu voci? Perché voci? Per fare pubblicità. Oh, va bene. Vado il randello. Gliela guadino. Sì, mi farebbe un favore perché ho l'epicondilite. Che cos'è? Ecco, vieni. Attento, guarda che figlio che è il mio uomo. Ma che c'entra? Questa è la più grossa, della di prima, tra Dio. Madonna mia! Questa si supera 10. Bella, bella. Questa si supera 10. Questo è un bel pesce, bravo. Bravo. Qui si supera 10. Orca, questa è bella. Porco Dio, aspetta, vengo su. Questa è bella, afero. Guarda là, c'hai il colpo, pari il mio. Oh! Bel pesce. La mi segua. Vengo con lei. Sì. Questo qui. Sta un po' più grossa. Probabilmente un po' più grossa. Guarda che meraviglia. Metta, appoggio la canna. Ti faccio venire l'ernia. Te la faccio venire l'ernia. Fermo lì, vado il pesce. Dai, resisti. Ma che sei grullo? Questa va sui 14. Vado male grassa, fa anche le grinze. Bello. Come il mio amico. Oddio. Guarda. Chi l'è? C'ha un tuo amico a fare grinze con sì. Grasso? Guarda, le ossa strane di questa stagione. Le carpe di novembre con il latte. Ma no. C'è il latte di novembre. Attaccalo sotto, bravo, attaccalo. Ci sei? Vediamo un po'. Vieni, fai vedere. Fermati, fermati ragazzi. 17. No, è 11. Ah, è 11. E 22. 20. Mi sembrava 17, è rimasto male. Anch'io. Comunque le, è 10 kg e mezzo. 10 kg. Sì. Oltre 10 kg. Vai, andiamo. Dagli la libertà. Andiamo. Ce la fai? Sì, un vecchio. Un vecchio. Vieni qua, vieni che te la metto io sotto. Guarda il bel pesce. Manico. Vuoi manico? Dammi. Bel pesce, bel pesce, bel pesce. Stavo andando, sì. Bene, bene. Andava anche nell'acqua. Che bella, che bella, che bella. Di là, Ciccio. Di vai. Là, guarda il squama, guarda il squama lì. Di là. Tu c'è la faccia in terra. C'è poca acqua. Sì. Vado ad aspettare. Oh, scusa. Dai, scusa, sei scusa. Veramente una persona cattiva. No, stavo inquadrando di qua. Sì. Ti dà. No, ma tanto la carpa è come questa qua. Sì, sì. La carpa prende e va. Oh, Madonna, vedi perché? Hai capito perché? Poi non tiro no. Poi ho realizzato che lui era lì. Ho detto, alla mia figlia per culo. Ecco. Dai, fermo che dà davvero. No, fermo. Dai. E da. Dai! È puppa, questo pesce è puppa, vedi puppa? Un po' parte, Come attaccato, nulla? Nulla. Lì che conto. Perché mi fai gli spreci? Perché mi attacchi i fili, mi fai detto, quindi devo controllare e tu non sai. E si piega! Ora non ero io, ero qua. Perché mi è successo, capito? Canna succede si mai. Piega, io ti fa. E lui dietro che ride. Con il filo. Un bischero. Ecco.
Eccoci. Eccolo in diretta. Va che c'è. Tito, tito, sta venendo verso di me. Tito, 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 tito. Sono indeciso ancora. No, come fanno? Chi c'è? E riparte. Sono immagini. Scusa. Oh, che dolore! Si è vista anche scusa, il coccio. Scusa. Non... Oh. Dai. E va. Io sto provando a rallentarlo un po', però. Amico mio, fa male? Mi devi dare una mano. Vieni, vieni te, vieni, tieni. Gomitino da tennista. Dolore. Forse finiva quasi il filo, forse dirtelo. Orca. No, però ragazzi, ora a parte gli scherzi, guardate voi l'estensione della felpa. Bella. Pensavo bella. Del mio culo. No, della felpa. I pantaloni sono quelli della Holmi, ce li facciamo vedere, sono nostri amici. Sto guarda. Cercando di fermarlo perché abbiamo finito il filo. Che miseria. Speriamo continui ad andare avanti. Dai. Ma come l'hai legato all'altro? Boh. Come boh? Non me lo sta ricordo. Finendo. No. Si è slamato. No. Vabbè. Era un bel pesce. Questo sì, era un bel pesce. Siamo arrivati al nodino, guarda, c'è il nodino. Sono rimasto tanto male. Era un bel pesce. Qua io sì, in mezzo al lago era il primo che. Come Mauro? Ciao! Che verso da fare? Va che c'è. Va che va. Ma che verso fa? Mi scappi il stile dal moviere. Va che va. Senti, parliamo seriamente di queste felpe. Queste felpe sono posizionate nel sito internet buonapesca.it. Bravo. Nella pagina shop. Bravo, online. Bravo. E abbiamo cappellini. Abbiamo cappellini, occhiali, eccolo, abbiamo qua, le t-shirt, abbiamo le cover, e le borsine, giubbottini, tutto un floro. È Natale. È Natale, ragazzi. Prezzi moderatissimi, non moderati, moderatissimi. In omaggio alle sacche dei bachi che ho ritrovato finalmente. Le ritrovate? L'ho ritrovato. Un milione di sacche di bachi l'ho trovate. E quindi vi diamo il sacchettino dei bachi. E poi che altro dire? Tiriamo il fuori questo pesce? Il sistema pescante... È performante, stiamo pescando con una piombatura similare. L'arpa suona, guarda. Oh. Ecco, fa lo spiritoso, sì. Perché? Ma in realtà non me l'è piegato. La domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché? No, io lo no. Storione l'ho preso per te. Voglio sentire il proprietario, cos'è questa qua? Ma è partita per lungo sponda, sta anche se uno storione grosso. Ecco. Non è andata verso il largo. Andiamo a vedere. È uno storione grosso, perfetto. Sono entrati i pesci belli. Filo finito anche qui. Io eccoci, no. C'è. Io praticamente. Questo è uno storione di quelli bianchi. No, bello. Questo è uno storione di quelli bianchi, se lo tieni salta per aria. No, voglio vederlo allora. Però con queste canne un po'. Cioè. Dillo, siamo due deficienti. Tutte e due. È vero. Dove vai? Ho finito il filo. Ah, ok. Gli vado dietro. Ok. Devi andare dietro, nell'angolo c'è l'attacco. Insomma, non c'ho più filo. Ciao. Siamo due bischeri, che si deve fare? Mi seguo. Grazie, grande. Ciao, Igri. Ciao. È che bisogna seguirlo, però. No, però dai, forse riesce a tenerlo questo qui. Sono rimasto male con il mio, eh? Sì, quello sì. Perché quello è un bel calpone.
Oira, che è? Cioè, cambia direzione a una velocità pazzesca. Guarda che si pesca, là. Guarda come l'è piegata, poverina. Guarda, dai, via, poverina. Sturgeon bianco. The white sturgeon. Vedete le pose? Queste sono le pose da utilizzare in caso di pesce. Vedi? Così, la posa del coglione. Eccola qua. E io posso fare altro. Cerco di tenere la testa di qua, ma è un ladirizza, è un ladirizza. Mi finisci il filo, amore, perdonami, ma... Sta finendo il filo, tutta la bobina. Poi c'è anche dei pescatori di trote, là, non vorrei disturbare. Amore! Sta... Siamo a fine. Dai, vieni, vieni. Vieni, dai. Mi tocca andare dietro. Dai, sì, è certo. Una cosa, devi stare attento. Nell'angolo c'è l'attacco, non faccio. Cioè devi praticamente rompere i coglioni a tutto il lago, devi rompere i coglioni. Scusa, scusa, è così, lei è un cialtrone, lei. Dai. A tutto il lago tu devi dar noia. Sì, si fa apposta, fai giro. Sì, sì. Apposta. Hai recuperato un po' il filo? L'ho rimesso davanti a lui. Insomma. Ma lui non si muove. Non si muove più. La cosa bella è lui non si muove. Guarda, guarda. Cioè, ma non lo muove. Stai fermo? Guarda. È fermo, guarda. E lui sta fermo. Fermo. E lui fermo. Questo è un bel randello. Cioè, più che altro, diciamo, è pesante. Molto. È schiantato. L'ho schiantato, ragazzi. Sì, l'abbiamo ritto. L'ho schiantato. Lo devono sapere tutti che c'ha culo che stomo. E guarda dove? Guarda, vedi anche i nostri amici là. Per la pinna. Per la pinna! Per la pinna della coda. Ora come dovrei fare secondo te per guadinarlo? Ah, non lo so. Aspetta, si piglia l'amo nei denti. Guarda, grande Mauro. Comunque è bello. Non bel pesce. Per la coda ancora di più. Ancora di più. Perché faceva tutti quei versi. Ma come ho fatto a pigliarlo per la volta lì? Sì, è passato. Guardalo. Ma quando è il pesce? È uno squalo. Eccolo. Scannella pinna di sotto. No. No. Chili no, ma è un bel pesce, guarda. Oh, ma così pesce? Io l'altro lo so così. No, questo... Sacco di bello. Questo è un bel pesce. All'amato per la bocca. Sì. Per la guardate bocca. Guardate con che precisione ho ferrato. Non si slama neanche proprio nell'attimo che passava. Davvero. Guarda che pesce bello è questo. Vieni qua. Lascia. Ah, te la finì in metro. Sì, è un metro. Un metro e venti. Un metro e quaranta. Un metro e quaranta. Io sono umile, 1,20. Per la coda, attenzione, per la coda. Bella, guarda il particolare scagliature. Quelli trasmontano, c'è queste squanette sopra. Ma buttiamo un'acqua, dai, ragazzi. Vai, dai, pesa veloce. Li buttiamo un'acqua, non lo facciamo con la bestia. Allora, col materassino, Aspetta. Aspetta, Dai, perché non ce la fa alzarlo, ecco. Allora, col materassino è 21 e 3. Perché gira? E la girà 21 e 3. Da levarci il materassino, ma sì, vabbè, ma anche mezzo chilo va bene. No, su 18 circa. Che bel pesce, orco dio, sono pesi. Oh, è già pronto. 1, 2 e 3. Vado, uno squalo va via. Questi sono molto reattivi. Hai un culo brutto stronzo. Sì, basta, io non pesco più, basta. Ciao più. Ecco. Ciao. Questa è la situazione. Capito? Questa è una carpa. Ragazzi, la lassi non è acqua. Certo. È vino. Come ti chiami? Marco. Grande Marco! Zitto, zitto, ammolla un po'. Zitto, zitto, zitto. Zitto, zitto, zitto. Sei finita la bobina. Ciao Marco! Zitto, 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 vieni, vieni. Sei un mollo. Mamma, lei è una roba.
Guardalo, guardalo come è piegato. Fermo, secondo me. Alla pannucchi. Alla pannucchi. Ammetto apertamente. Vabbè, c'hai un problemino al gomito e entra in azione. Dammi una mano perché. Che ragazzi, grosso. L'abbiamo preso, cioè l'ho preso alle 2:30. 2:30, 3:05 sono. 3:05. Giù e... cos'era, un natante? Però la cosa interessante è che mezz'ora non l'abbiamo ancora visto. No, non abbiamo visto che cos'è. È probabile che l'abbia preso alla Vannucchi. Quello sì. È probabile. Cazzo. Pensavo fosse uno storione. No, una carpa. Dai, ridammela. Ridammela la bambina. È una carpa a specchio, presa da fuori. Porco Dio, che carpa. Sto zitto. Sta, pigli il guadino. Pigli il guadino. Pigli il guadino. Piano, 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 piano. Ce l'abbiamo. Allora, ce l'abbiamo. Questo è 50-50. Ce l'abbiamo. Allora, aspetta, dammi la telecamera. Che braccio forse ce la fa a reggere. Oh, papì. No, che segreto. No. Ecco, vedi? Ho imparato, sono stato bravo. Per il buco? No. Dell'ala. Tac. No, è che adesso da che parte iniziamo? Non lo so. Qui ti vendendo quello. Oh Dio bello. Ragazzi, c'ho un braccio falcare. Prova un po'. No, questa è pesantissima. È pesantissima. È 20 kg abbondanti questo. Non ci credo, ragazzi. Non ci vedo, è il mio pesce, lo devo abbracciare io. Vai Mauro. Madonna. Vai Mauro. Madonna. 17:30. 16 kg e mezzo. No, sembra... quanto era? 400? Ecco, eccolo. 17, sì, 17:30. 17:30 circa. Madonna mia. Che è? Sì. 16 e mezzo, poco più. 16 kg e mezzo. E ora ti voglio vedere. E ora dai. E io ti voglio bene. Guardatela! Un bambino! 16 kg. Duccio, 16. Duccio. Io ti voglio bene. Che pesce! Si chiude qua, ragazzi, vieni qua, Mauro, vieni qua. Facciamo una chiusa lunga. Allora, bellissimo. Venite, Lago di San Donato, uscita. Guardate ragazzi, è un figliolo. Vi voglio bene, venite, vi aspettiamo, buona pesca. Ciao, ciao a tutti, se no muore.